Ciao amici, estate, posso farmi ancora una bella colazione con calma come piace a me. Magari per stare anche insieme al partner o a tutta la famiglia senza fretta. Capita anche a voi di pensare così? Secondo una statistica, il 60% degli italiani la pensa come me. Sarà perché in estate abbiamo ancora qualche momento in più, vuoi le ferie, i figli a casa da scuola, il marito via chissà dove, in vacanza per i fatti suoi. Bah. Oh sì, ogni giorno vado a comprarmi un bel vassoio di pasticcini. Attenzione, gli esperti consigliano di fare una colazione con calma, piacevole, ma sana. Io consiglio una colazione trendy e sana, cosa ne dite voi? Se lo dici tu. Bene, allora adesso facciamo colazione insieme. Ecco gli ingredienti fondamentali per la colazione secondo le più recenti ricerche scientifiche: cereali in fiocchi o soffiati, senza glutine, latte vegetale al posto di quello di mucca mu, frutta fresca o frutta secca con semi oleaginosi e soprattutto proteine. Proteine. Le proteine a colazione sono il nutriente più importante. Non trascuriamole perché danno energia e attivano il metabolismo. Fanno dimagrire chi deve perdere peso e fanno crescere muscoli forti e sani e trendy per chi deve fare massa. Ma non lo dico io, in descrizione ci sono due studi scientifici americani che lo spiegano benissimo. Le proteine di oggi sono super naturali e provengono direttamente dai superfood della Isvari, quelli della colazione Risveglio di Buddha di cui ho parlato in questo video. È un'azienda specializzata e sponsorizza il video di oggi con uno sconto del 10% su tutti i prodotti. Info anche lì in descrizione. Oggi con tutto questo ben di Dio mi faccio una tazza di colazione ricca e golosa, ma rimango light, leggera. È facilissimo, metto uno o due o tre cucchiai di un po' di tutto e per le dosi, ma dipende dalla giornata, da quanta fame ho. A volte mi piace più croccante, allora metto più frutta secca e a volte mi piace più confortante, allora metto più cereali. Lo sapevate che la colazione è il pasto più importante per consolidare le buone abitudini in famiglia? Lo ha scoperto una statistica tutta italiana. Quindi, se volete diffondere delle abitudini sane in famiglia, a vostro marito, ai figli, iniziate dalla colazione con i prodotti giusti. Aggiungo 3 cucchiaini di proteine. Queste sono vegane, come tutti i prodotti di Isvari, sono crudiste e vegane. Ne aggiungo 3 cucchiaini direttamente nella tazza e poi verso lentamente il latte di riso o di avena, che sono i miei preferiti. Le super proteine della Isvari sono stupende, io le adoro. Contengono proteine esclusivamente vegane, come vi dicevo, estratte da canapa, riso e piselli. E il sapore è buonissimo. Per chi non lo sapesse, la canapa è una delle piante più antiche usate dall'uomo. Questa tazza me l'ha regalata, indovinate un po', un acquario. Non sono io acquario, è lui. Io sono uno scorpione, ma va bene lo stesso. Perché dava da mangiare proteine di qualità insieme a fibre, vitamine, minerali e oli buoni. Insomma, è proprio un alimento completo. Beh, adesso è ora di fare colazione, quindi buon appetito a me. Le proteine Isvari sono ricavate da ingredienti naturali e sono crudiste, così mantengono intatti tutti i loro poteri nutritivi. Si assorbono facilmente e non contengono allergeni, come per esempio la soia, che molti stanno rifiutando ultimamente. Le trovate in due gusti: classico, quello che ho usato io questa mattina, oppure green, le super green protein con aggiunta di spirulina, chlorella e tè matcha. In questo caso io le metto nei miei frullati o negli smoothie o negli estratti. L'effetto è detox, mineralizzante e rivitalizzante. Ovviamente io uso le proteine Isvari non solo a colazione, ma anche durante il giorno come spuntino o come pre e post allenamento. A volte ci faccio anche un pranzo e una cena sostitutivi, ma non ditelo in giro.
Ma perché fai questa colazione? Perché c'è tutto: carboidrati complessi a lento rilascio, acidi grassi omega 3, antiossidanti, vitamine, minerali, proteine, magre, e non ci sono i nemici giurati della linea e anche dei muscoli, no? Zucchero bianco, grassi industriali, additivi chimici, proteine animali pesantucce al mattino, e non c'è neanche glutine o lattosio. Io personalmente sono intollerante, ma so che gonfiano e disturbano molte persone. Se volete un'idea geniale per rendere questa colazione super pratica, andate a vedere questo mio video. E per seguire tutti i miei consigli, che sono tanti ormai, se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e poi cliccate la campanella delle notifiche, quella piccola campanellina qui sotto, e scegliete l'opzione tutte le notifiche. Se non fate così, YouTube non vi avvisa più dei miei video e vi perdete tanti consigli. La colazione è il momento ideale per dedicarci al nostro benessere. Abbiamo un po' di tempo e magari il momento proprio perfetto per guardare i miei video. Ora condividete il video con i vostri amici e condividete lo sconto, perché risparmiare fa bene anche alla salute. Se partiamo male con una colazione sbagliata, è difficile poi recuperare durante la giornata. Noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. You can make it if you want it too.